Come dicevo prima, ecco, Ligure probabilmente, nel senso che non mi vengono in mente altri nomi, anche andando molto indietro con la memoria, di autori cinesi ospiti a Lucca Comics and Games, o che comunque si affacciano, ecco, al fumetto. Ecco, diciamo, la Cina, come in tutti gli altri campi, anche nel fumetto sta come dire, arrivando, e arrivando in grande stile, come appunto fa in un po' tutti, ecco, gli altri ambiti economici ma anche culturali. E vabbè, se siete qui immagino già tutti più o meno sappiate di che si parla, per cui Lee Kun-Wu è l'autore di questo libro che vedete qua, cioè questi libri sono in tre volumi, ma ecco, è un'unica opera, Una vita cinese, che lui ha realizzato in collaborazione con lo sceneggiatore Philippe Autier. Per cui è la sua storia, per cui la storia di un cinese normale che appunto cresce, vive e appunto cresce nella Cina che cambia in modo tumultuoso, per cui lui parte dalla sua infanzia di fatto rurale, contadina, e passa per appunto tutti gli step della storia cinese recente, per cui c'è il grande balzo in avanti di Mao, poi c'è la rivoluzione culturale, poi le prime modernizzazioni e poi appunto il boom economico, ecco, di questi ultimi, diciamo, 15 anni, diciamo, del XXI secolo. E lui racconta tutto questo dal suo punto di vista, appunto dal punto di vista di, alla fine, di una persona normale, che però appunto ha avuto la fortuna, ecco, di essere sempre, di aver sempre appunto il disegno, il fumetto, ecco, come sua attività. Però appunto partendo da sostanzialmente disegno di propaganda, vignetti, eccetera, poi mi sembra anche un giornalismo disegnato, per poi arrivare, ecco, al fumetto, ecco, come lo intendiamo oggi poi in Occidente, per cui di fatto la graphic novel, ed ecco appunto il nascere questo libro. Per cui sì, è un punto di vista privilegiato sulla Cina ed è un molto interessante esperimento di confronto culturale, perché appunto è la storia di un cinese disegnata da un cinese, scritta da, appunto, da messa, ecco, su carta come dialogo da uno sceneggiatore francese, ovviamente sempre a stretto contatto con lui. Per cui, ecco, io comincerei a chiedergli in generale, ecco, se ci racconta un po' la genesi di questo volume e come è stato proprio il processo di lavorazione, appunto, a partire dalla sceneggiatura, a partire anzi forse dall'idea iniziale, della proposta di realizzare un libro così. Ok. 在2005年以前，我的创作是专门画云南的一些少数民族风情。在2005年的时候，认识了法国人欧里辛，那么，我们就一起，他说他写了一个马可波罗的故事，希望跟我一起合作，然后我就这种合作完全是跟我以前的所有创作的形式是不一样的，那么我就想我同意做一次挑战。Ok, allora lui inizia nel 2005 praticamente questa avventura, perché fino al 2005 aveva lavorato praticamente in un giornale, nel giornale dello Yunnan, quindi assolutamente giusto quello che ho appena detto. E nel 2005 però lui incontra Philippe Autier, questo autore francese che aveva appena scritto una storia e disegnato una storia su Marco Polo,
E Filippo Thiè, venendo a conoscenza del lavoro di Lee, gli propone di fare una collaborazione. E lui pensa, beh, non ho mai fatto questo tipo di lavoro ed è assolutamente emozionato rispetto a questa nuova sfida che gli si propone. Dunque accetta. 这种挑战主要是在绘画的这个方法上，因为以前的中国画故事是一种连环画，而现在要学习的绘画是一种像电影分镜头这样的绘画。 Dice che proprio in quel momento il panorama del fumetto in Cina sta cambiando, perché mentre prima il fumetto racconta una storia più secondo i canoni tradizionali del fumetto tradizionale cinese, in questo momento il fumetto sta diventando più simile e più influenzato dall'arte cinematografica. Quindi queste due cose, questi due elementi, la conoscenza di Filippo Thiè e questo cambiamento anche delle tendenze nel fumetto cinese, vanno un po' a incontrarsi e dunque nasce un momento propizio. Quindi, 马可波罗的故事谁都可以画，但是呢，你的故事只有你能画。我们希望听到你的故事。Okay. Quando Filippo Thiè lo porta a incontrare l'editore francese, l'editore francese dice: sicuramente la storia di Marco Polo è molto interessante, ma noi vogliamo che tu ci disegni la tua storia, perché la tua storia che è importante per noi, vogliamo vedere questa. 那么我就开始就画我自己的这个从小到现在 50多年的这个人生过程。 Ok, e quindi inizia da quel momento a lavorare sulla sua storia dall'infanzia fino ad adesso, cioè a raccontare ben 50 anni di storia. 这50年正好是中国发生最大变化的50年，那么把我的故事讲清楚了，这个50年中国的发展也就讲清楚了。但是呢，它是通过一个自己的一个小人物的衣食住行、喜怒哀乐、吃喝拉撒来表现的。 Ok, questa storia questi 50 anni di storia sono raccontati attraverso il mio punto di vista e sì, vanno anche a rappresentare i cambiamenti che la Cina ha vissuto in questi ultimi 50 anni, che sono anche dei grandissimi, degli importantissimi cambiamenti. Forse lui dice i 50 anni di storia della Cina in cui sono condensati più cambiamenti. Però appunto dal mio punto di vista, quindi sono anche dei ricordi a volte un po' frammentari che poi vengono legati dalla trama della narrazione. 那么现在第一个部第一本书是画我从小58年的革命大跃进到文化大革命，第二本呢是画 邓小平的改革开放中国发生转折，第三本呢就是到了现在的这个时代。Okay. E poi vi dà la specifica dei tre volumi. Il primo volume riguarda la mia infanzia ed arriva fino alla rivoluzione culturale. Il secondo volume invece riguarda l'era di Deng Xiaoping, quindi l'epoca di riforme e di apertura. E l'ultimo volume invece va dall'epoca di riforma e di apertura fino ai giorni nostri. E dunque ha appena dato la specifica dei contenuti dei tre libri. Dal primo volume画得很慢很难，画了三年；第二本画了两年；第三本一年，越来越快。
Ok, appena detto che beh, il primo volume è stato il più difficile, ha dovuto disegnare per 3 anni, e il secondo 2 anni e il terzo, indovinate, soltanto 1 anno. Sono andato sempre più spedito, non perché ci fosse poco da fare, ma perché ha preso la mano. Ok. Infatti avrei chiesto quanto ci ha messo complessivamente, per cui 6 anni di lavorazione, ma è uscito comunque anche in volumi, cioè sono usciti i volumi man mano, ecco, non è ok. Posso chiedere intanto, stiamo guardando ok, 第一本出版是 2009年, 第二本是 2010年, 第三本是 2011年, 三本初期是 2011年. Oh, okay. 2011年. Okay, okay, okay. 那么现在, 三本出来以后呢, 现在到现在第一版是法文版, 到现在有 15种文字, 15种德文, 英文, 中文, 韩文, 日文, ok. Ok, ha detto che il primo libro è stato pubblicato nel 2009, ovviamente nella versione francese che è la prima pubblicata, esce ancora prima della versione cinese naturalmente, poi il secondo è nel 2011, no scusate, nel 2010 e il terzo è nel 2011. E da quando è uscita la versione francese, ci tiene a specificare che il libro è stato tradotto in 15, in 15 lingue. Chiede a Ilaria di dire un attimo che 3 anni fa, lui dice 3 anni fa, e Ilaria dice 2 anni fa è uscita anche la versione italiana, quindi chiediamo un attimo a Ilaria. Due anni, e Ilaria ti chiede se puoi parlare un attimo del momento in cui è stata pubblicata. È bellissimo questo che ora è lui che conduce, perfetto, prima ci preoccupavamo di... Mi sembra che faccia un ottimo lavoro. Il primo volume è uscito 2 anni fa e dopo 6 mesi è uscito il secondo e dopo altri 6 mesi è uscito il terzo, e chiaramente la lavorazione per la traduzione è stata più rapida. È stato veramente, insomma, esaltante lavorare a questo fumetto perché, insomma, è ricchissimo, intenso, quindi bellissimo lavorare sulla traduzione. È stato tradotto dalla lingua in cui è stato pubblicato, quindi dal francese, appunto perché ha collaborato con Philippe Autier. Dopo questa trilogia sono usciti altri libri in Francia, dove invece lui è appunto autore unico, e quei libri sono usciti appunto in cinese. E lì appunto ha deciso di prendere un po' in mano, dopo aver acquisito sicurezza con questo lavoro in collaborazione, si è sentito insomma abbastanza solido per affrontare il mercato occidentale da solo. Allora sì, attendiamo i suoi prossimi libri, ecco, magari pubblicati da voi. Ecco, io a questo punto volevo dire una cosa che è questa, una cosa che, ecco, mi ha colpito molto nel suo libro, cioè appunto ci ho ritrovato molto un'impressione, ecco, che mi ero fatto sulla Cina, che io appunto sono stato e comunque un po' approfondito, ho letto, cioè, per mio piacere, non per mia curiosità. È una cosa che noi magari, ecco, occidentali percepiamo poco, no? di questo spazio enorme che è caratterizzato da un'unità culturale profondissima e da un'aspirazione appunto costante all'unità, anche appunto nei momenti storici in cui magari quest'unità non c'era. Per cui, ecco, mi aveva molto colpito quando di fronte appunto a tutto il periodo turbolento della rivoluzione culturale, eccetera,
lui ecco sottolinea il fatto di come in realtà ecco, la sua aspirazione fosse quella appunto alla stabilità, a una tranquillità e appunto a una, se vogliamo, a un ordine sociale, ecco, che mi viene da dire confuciano, ecco, poi non so se questi sono i termini giusti. E mi è venuto in mente che di fronte anche a periodi turbolenti come quelli che hanno passato, probabilmente con noi europei avremmo reagito in modo molto diverso. Cioè l'Europa ha una forte ovviamente unità culturale perché siamo vicini, però appunto parliamo lingue diverse e l'unità culturale che pure abbiamo l'abbiamo ottenuta comunque a spese di continui scontri fra di noi, insomma noi ci siamo europei continuamente a lungo, ecco, simpaticamente scannati, ecco, diciamo proprio come sta. E niente, ecco, per cui volevo ora non so se chiedere un suo commento su questa mia impressione, è probabilmente troppo astratta, ecco, come domanda, però ecco, magari un commento, ecco, su quella che era appunto su quel suo passaggio, cioè su quello quando... che lui sperava per la Cina e se, come dire, tutto sommato pensa, insomma, ecco, che oggi, insomma, ecco, quel suo auspicio si è raggiunto, ecco, nonostante tutte le contraddizioni poi dello sviluppo velocissimo, ecco, di questi ultimi anni. Forse è ancora astratta, chiedo scusa. No.他说他所谓的复杂的一个问题，但是我觉得不复杂。好的。这个问题是你，他觉得在你的作品看起来，你年轻的时候，要求一个比较，你们想一个比较稳定的生活。然后他的问题是，在这个中国，你得到了你的目的吗？得到了那个稳定的生活的状态吗？现在？嗯。 然后你有什么样的看法？OK，我们年轻的时候想生活要好一点，那么主因为那个时候吃不饱，穿的也不好，一想过一种很好的日子。那么经过这40年的过程，现在这些实现了，就是生活水平很高，然后超出了我们原来想象的一些水平。 家庭可以有汽车，有楼房，这个现在以前都没想过的，这是物质上是实现了。OK. Allora, dice sì, effettivamente quando eravamo giovani noi speravamo in una vita migliore, ma perché allora non c'erano proprio condizioni adatte alla vita e difficilmente ci riempivamo le pance fino ad essere sazi, difficilmente avevamo abbastanza vestiti per avere abbastanza caldo, e questo processo comunque è stato un processo sì veloce ma relativamente, perché ci sono voluti 40 anni per arrivare al momento attuale in cui tutti hanno cibo a sufficienza e tutti hanno una casa sopra, un tetto sopra di sé, e insomma non mi aspettavo neppure che dopo 40 anni saremmo arrivati alla Cina di adesso, io in quel momento. Sicuramente il suo punto è sicuramente noi desideravamo di meglio perché non avevamo nulla di confortevole, però non ci saremmo mai aspettati la Cina di oggi. Ma 没有了幸福感. Però dice che a livello economico non c'è una, come posso dire, un benessere diffuso. Perché
有的人有钱，大家就对钱多了少了，多了少了就心里很乱，因为以前大家没有钱，都有平静的，现在。 Dice, e non è solo una questione di distribuzione della ricchezza, ma è proprio il fatto che il denaro ci rende la vita più complicata, perché adesso facciamo la distinzione tra quelli che si possono permettere questo, quello, quelli che invece non ce l'hanno, quelli che non hanno nulla, e in realtà a livello psicologico dentro di noi iniziamo a farci questi pensieri, a separare le persone, a classificare le persone in base al criterio del denaro. Quindi prima non c'era il denaro, non c'era questo caos di giudizi. Da家从我的这个话可以看得出来，我的呢生活，我的书呢是画家生活的，通过这些人各种生活场面，我可以随便画，因为我平时都是画这种速写，知道吗？ 就是说画生活里面画画画，大家可以看到这些，就是生活。 Quello che potete vedere che sto disegnando è il mondo che mi porto dentro, che è un mondo molto semplice e che io conosco molto bene e potrei disegnarlo all'infinito. Lo sto disegnando un po' così, un po' a caso, perché sono tutte figure che ormai sono radicate dentro di me. 那么，这是中国人的劳动。 生活、家庭什么都有一些表现。那么在这里呢，这是一个这个大的人，是一个我们的家乡农村里在抽一种烟。他这个是一个竹筒。那OK，竹筒吗？就是竹子。知道。Allora, quelli che vi sto disegnando a matita sono dei lavoratori della campagna tipici delle mie parti dello Yunnan. E sono anche scene di vita quotidiana. E invece l'uomo in primo piano è un uomo che sta fumando e sta utilizzando una canna di bambù per fumare. È una specie di pipa dello Yunnan. Questo è un fumo. 这边有管子，这里有烟是放在这里。然后这个是拿着一根香火，一放在这里，点起来放在这里。这个是火，这个是火，这个是火，这个是火。然后这个是烟，然后这里边是水。啊，水吗？这里边是装水。水。啊，水。 Ok, allora vi descrivo un attimo il disegno. Praticamente In questa parte, internamente alla canna di bambù c'è dell'acqua. Il fuoco, cioè il momento in cui viene acceso il fumo, è questo forellino laterale. Quindi questo uomo sta cercando di accendere questa pipa e da questa parte invece è stato introdotto il fumo, cioè l'erba per fumare. Quindi abbiamo l'acqua dentro questa pipa, il fuoco introdotto lateralmente e il fumo dall'alto. C'è questa specie di canna che viene a inserire il tutto. Ok, questo è un modo di fumare tradizionale delle mie parti. Ok, e praticamente le foglie del fumo che vengono introdotte e poi accese vanno a creare un effetto combustione, per cui quando l'uomo aspira l'acqua interna al bambù fa blu 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 blu, fa le bolle. Ok, ok. 这样后来有研究证明，这样吸烟呢，它可以有一种水的过滤。你看，烟从这里进去。 吸进去，从这里吸进来，然后又噗，从这里喷出来。OK。从耳朵吗？啊？从耳朵？不，就是从这里，这里，这里。OK。从这里喷出来。那么这些烟就有水的过滤，从水里过来。OK。 Allora, adesso vi spiego che cosa fanno i fumatori professionisti dello Yunnan con questa pipa. Praticamente loro riescono, quelli bravi dice, a far arrivare l'acqua
praticamente fino alla loro bocca, tanto che l'acqua a un certo punto esce dalla pipa e gli lava il viso. 那么我画这个意思就是说，他在烦恼的时候，他就抽这个烟，就跟生活里边的事情都在这个烟里边都在脑子里边，就是在这里放松，就是说在抽烟是一种生活里的放松。 Ah, ok. E quindi io questo disegno che sto facendo non è così a caso, ha un significato, perché quando noi fumiamo questa pipa noi ci rilassiamo, tutti i pensieri che abbiamo, tutte le figure che abbiamo nella nostra mente vanno un po' ad amalgamarsi fra loro. Quindi quest'uomo in primo piano è l'uomo reale che sta fumando la pipa e gli altri sono i suoi pensieri. Questo uomo sono io da piccolo, però vi devo dire una cosa, che io da piccolo non fumavo questa pipa. Spero bene. È fantastico. E, ora appunto passando dalla pipa, ecco, a di nuovo uno spunto più serio. Ora io non entro minimamente in temi di politica, neanche meno attuale, però ecco un'altra cosa che mi ha colpito rispetto a quel che dicevo prima, è che diciamo in Europa generalmente ogni rivoluzione avvenuta un po' ovunque alla fine si è ritorta, ecco, contro chi l'aveva innescata, e alla fine appunto a partire da quella francese ed altri casi, ecco. E mi ha colpito molto come durante per esempio gli eccessi della rivoluzione culturale, del grande balzo in avanti, ecco, a nessuno sembra, ecco, né a lui né, ma nemmeno in generale nella società, è mai venuto in mente di mettere in discussione il presidente Mao. Ora appunto non voglio minimamente, come dire, toccare l'aspetto controverso della cosa, volevo solo se lui ci dava, come dire, una sua la sua sincera, ecco, visione su di lui, ecco, che immagino sia anche di ammirazione assoluta, e va benissimo. Okay. Però ecco, magari farlo riflettere, ecco, lo spunto poteva essere quello, cioè sul perché, ecco, come è stato possibile, ecco, appunto che appunto durante quel periodo, ecco, lui sia rimasto il faro, ecco, di una nazione enorme, ecco, non so se c'è modo di chiedergli questo restando mi guardi strana. È un po' impossibile. Va bene, ci proviamo, ci andiamo morbidi. Vai. Okay. Ah, ovviamente io intanto dico, mentre lei traduce la domanda, se avete voi delle curiosità, delle domande, mi fate un segno e io vengo da voi. E comunque appunto, sempre per mettere la cosa in modo più tranquillo, dal mio punto di vista ho trovato anche, cioè, grande fonte di ammirazione, ecco, verso questo modo di, cioè appunto noi avremmo, penso... Ok, gliel'ho chiesto. 大家在这里看得到，封面上就有，我在画毛主席。那么这个，这是我。这是毛主席。因为我们那个时代的所有的中国人小时候都知道毛主席，他就像太阳一样，像父亲一样。OK，OK，等一会儿。Allora, vedete tutti che se leggete il mio primo libro lo capirete. In prima, anzi, nella copertina ci sono io che dipingo il presidente Mao su una parete. E allora tutti i ragazzi, tutti i giovani sapevano che Mao era come il sole e come un padre, ma proprio a livello letterale. Questi erano i nomignoli assegnati a Mao. 那么到了文化大革命是毛主席叫搞文化大革命，所有人都起来搞文化大革命，但是文化大革命到最后搞得非常的混乱。那么怎么办？还是听毛主席的。毛主席说搞就搞，毛主席说不要就停下来一点，就停下来一点。一会儿。
Ok, quindi poi che cosa è successo? Poi è arrivata la rivoluzione culturale e tutti abbiamo seguito i dettami del presidente Mao, solo che all'inizio tutti lo seguivamo molto convinti, poi a un certo punto è diventato, la situazione è diventata davvero caotica e allora ci siamo chiesti ma cosa facciamo? Continuiamo un attimo a seguire quello che ci dice Mao e vediamo se riusciamo a trovare il bandolo della matassa. In buona sostanza noi ci continuavamo a fidare delle sue indicazioni. Ok, e quindi lui cercava di fare rimanere la società stabile attorno al basandosi sul culto di una persona, sul culto della sua personalità. Questo era il suo modo di tenere l'ordine. 现在, 我个人的理解 是毛主席的错误，还是很大的。这个，但是他的做出的对中国的历史的影响也是很大的，有正面的，有反面的。 Certo. Ok. Quindi adesso se mi dovete chiedere la mia opinione personale, dato quello che stavo facendo, no, vabbè, l'ho aggiunto io. È che Mao ha fatto effettivamente dei grandi errori, ma anche che ha influenzato molto la società cinese e quello che è stato l'andamento storico. Quindi ci sono degli aspetti e degli altri aspetti. Tengo a sottolineare che non ha detto dei pro e dei contro, ci sono degli aspetti e degli altri aspetti. Bene, infatti mi sono permesso appunto di fare una domanda così perché comunque lui ne parla nel libro certo. In modo ecco, molto, molto esplicito e senza reticenze. È uno ecco, dei motivi per cui consiglio assolutamente la lettura di questo libro che direi oggi è fondamentale, ecco come forse probabilmente mi sembra la via di accesso alla Cina, forse più semplice e più diretta che mi sia capitato di... Ecco, di vedere fin qui, questo ecco come consiglio. Poi ecco, volevo fargli una domanda che l'ho fatta anche prima che abbiamo registrato un breve video, però gliela volevo fare in modo un po' diverso per vedere ecco, se arrivavo al punto un po' meglio. Cioè lavorando lui a stretto contatto con uno sceneggiatore occidentale, francese, ecco alla fine si è trovato come dire nella posizione di un ponte culturale ecco, visto dall'altra parte, cioè appunto noi siamo qui che ci sforziamo di capire la Cina e siamo appunto curiosi della Cina e appunto lui si è trovato a fare il processo come dire dalla parte opposta per cui a capire un po' alla volta l'Occidente, diciamo l'Europa, gli europei. Per cui volevo chiedere se c'è una differenza, per esempio, cioè qual è c'è una differenza ecco, fra, o perlomeno quella che l'ha colpito di più, fra il cinese, il modo di pensare cinese e gli europei. Okay. Sì, allora guarda, ti faccio integrare così. Caduto. In più volevo aggiungere se ci può dire qual è il lavoro editoriale che ha fatto quando ha pubblicato per la prima volta in Francia, quali sono i cambiamenti che ha dovuto fare, che so, il suo stile narrativo per venire incontro alle richieste europee, se ci sono state. Ok. Vabbè, tu sei più sul fumetto, io avevo fatto... Quale devo chiedere? Facciamo una per una, io diciamo avevo chiesto più in generale... qual è la differenza diciamo di mentalità fra europei e cinesi che l'ha colpito e che ha e poi rispondiamo nello specifico sul fumo. Oh. Oh, ok. 这是
一个文化交流差异的问题，会要可以说很多。那但是我的感觉就是说，我有一个比喻，西方人是大海里的鱼，大海里的鱼，中国人是东方人是河里的鱼，一个咸水鱼和淡水鱼。 西方人是大海的鱼，对，中国人是河里的鱼。 OK. Allora, vi faccio una questa domanda si potrebbe a questa domanda si potrebbe rispondere in mille modi diversi e parlare per tanto tempo. Vi posso fare una metafora. Secondo me gli occidentali sono come la pioggia che viene dall'acqua del mare, dell'oceano. Invece i cinesi quella che viene dall'acqua del fiume. 他们的生活的环境不一样，这个习惯想法就不一样。 Il contesto, l'ambiente in cui vivono e lavorano non è uguale e quindi anche i modi di pensare non sono uguali. 如果把海里的鱼放在河里，它难受，河里的鱼到大海里也不习惯，所以要有互相的融合。 Ok, oh, scusatemi, posso correggere il refuso. Stavo dicendo non la pioggia che cade, ma i pesci che ci sono nel mare e nel fiume. Infatti dice adesso, se tu metti i pesci del mare nel fiume, non possono sopravvivere, i pesci del fiume non possono sopravvivere nel mare o comunque avrebbero delle difficoltà. 我在中国他们可以给我一杯热水，但是你们给我冷水。 Ok, ad esempio, se fossimo qua, ma in Cina, non mi avrebbero dato una bottiglia di acqua fredda, ma mi avrebbero dato una bottiglia di ciotola di acqua calda. Ma adesso sto scherzando, non mi dovete dare l'acqua calda. E beh, c'è sempre da imparare. Comunque, magari appunto i pesci non possono vivere uno nell'acqua dell'altro, però evidentemente possono lavorare insieme, incontrarsi e collaborare quando appunto si incontrano, come è stato ecco, il suo caso con Filippo Thier. Ok, devo chiedere l'altro. Sì, ecco, rispondiamo magari a lui che era più specifico sulle difficoltà proprio nel realizzare un fumetto per il mercato occidentale, in definitiva. Ok, che quando lui ti risponde subito, quando lui è entrato alla casa editrice francese gli ha detto sentite non mi dovete dare paletti, non mi dovete fare delle richieste. Ok, perché io in Cina ho sempre lavorato così, senza avere dei paletti, e quindi anche in Francia non volevo dei paletti. Quindi anche il libro che leggono in Cina, della mia vita cinese, che in Cina si chiama Da il piccolo Li al vecchio Li, è uguale a quello in versione occidentale, perché io ho lavorato sempre con questo criterio. Ok. 在中国也得了奖。 OK, può essere. E alla fine poi in Francia ho ricevuto un premio e anche in Cina. 我最后因为时间的关系，是不是？ Ne sta chiedendo se deve cercare di finire perché finisce il tempo. Sì, qualche minuto ancora abbiamo, per cui 5 minuti me l'hanno segnalato orrore. 好的，那我想给大家看一下我的画。 这个画是画人的，现在呢，刚才我在那边画了一个，这个风景的。OK，
Okay. Vi vuole mostrare però un disegno che ha fatto oggi in un altro momento della fiera. E questo che abbiamo sotto, quello che ha fatto adesso, è un po' un dettaglio. Invece quell'altro è un disegno di panorama, di paesaggio. 大家可以从这个手机这里可以看得到我刚才画的是什么东西。 Vedete che cosa ho disegnato dentro il cellulare? Sì, lo vediamo. Kan de dao? Come vedete, quello che ho disegnato oggi è un paesaggio e invece quello che ho disegnato stasera è un personaggio e non è la stessa cosa. 这个风景是我的家门口，但是现在已经 完全变成了高楼、高速公路、超级市场。 Ok, questo panorama è praticamente è casa mia, ma adesso tutto ciò non c'è più perché ci sono altre vie, adesso il nome delle vie. 所以说我现在画这个东西，在也得到了一些展览。如果有一天，也可能我的这些画也会来到意大利展览。 Ok, tutti questi paesaggi che sono dentro di me io li ho disegnati e ho fatto delle mostre, aggiungo io, le ho fatte soprattutto in Francia. E, a me piacerebbe tornare in Italia e mostrarvi tutti questi disegni. Ok. Ok, ha finito di dire. Vabbè, anche questo è un auspicio per il futuro che speriamo di realizzare, perché sarebbe davvero interessante una mostra delle nostre, ecco, dedicate lì con voi. E niente, per chiudere io direi comunque, ecco, gli chiederei banalmente un suo commento, ecco, sull'esperienza qui niente, come si è trovato al di là del come si è trovato in Italia, ok, che mi interessa sapere se per esempio anche ha visto qualcosa che l'ha colpito, che so, del fumetto italiano. Ovviamente non capendo la lingua, insomma, a livello solo che influenze ha avuto, ecco, dall'Italia, dalla Francia, insomma, in queste esperienze all'estero. 我今天下午半个小时以前我就非常感动，我想流泪了。真的吗？ Ok, oggi mi ha colpito tantissimo la pioggia e volevo piangere. 刚才我们来的时候下雨。 那么很多人就站在外边想进去，但是人多人就不让他们进，他们要等。那么他们就在雨中这样等。我非常感动，这种以前我从来没有见过，为了书能到这样。 Ok, mi ha commosso perché perché mentre pioveva c'erano delle persone che lo stesso facevano la coda e aspettavano sotto la pioggia per vedere dei libri e io non avevo mai visto un atteggiamento di tale reverenza di fronte all'oggetto del libro. Ok, magari voi ci sarete abituati, ma io in Cina sono abituata a vedere delle persone che guardano soltanto a testa bassa sul cellulare e quindi questo amore per il libro mi ha veramente commosso, io volevo piangere. Ad esempio anche adesso in realtà mi sento molto commosso perché voi siete tutti qua a vedere l'arte, a cercare di capire i miei libri e questo mi commuove tantissimo. Grazie a tutti, grazie. Ringraziamo con un applauso, come giusto, di Kung Fu.